Salve a tutti e bentornati in questo video sul canale. Devo riconoscere che è un orario strano per un episodio. Devo riconoscere che è un'occasione speciale. Perché se qualcuno si ricorda bene, il primo video del canale è uscito il 16 ottobre 2021. E sostanzialmente questo video qui è stato pubblicato nello stesso identico momento, a un'ora esatta da quel primo video della serie di Advance Wars Days of Ruin. E onestamente non pensavo di riuscire ad arrivare a un anno io personalmente. Vorrei ringraziare tutti voi che avete seguito il canale, mi avete accompagnato in questa storia in cui, per quanto non siano video estremamente elaborati, comunque siano decisamente migliorati rispetto ai primi, in cui devo ammetterlo, non si sentiva niente. E davvero, grazie mille a tutti. Non so cosa poter dire oltre a questo, davvero. Mi ha fatto piacere, sostanzialmente condividere questi giochi con voi, sperando magari vi siate appassionati. Vi ringrazio tutti. Davvero, non saprei nemmeno cos'altro dire. Quindi, ecco, l'unica cosa che posso dire al momento sono che intanto finisco sostanzialmente le serie che sono in corso, quindi Advance Wars Dual Strike, che appunto abbiamo iniziato, quindi durerà un pochino, Phoenix Wright, Ace Attorney, il caso che è iniziato ora sostanzialmente è... l'ho già registrato tutto, molto bello, e devo sostanzialmente concludere tutto, conclude in qualche modo tutto il primo arco narrativo, quindi verrà alla luce dei dettagli della storia tra Phoenix e Edgeworth, e faremo luce anche su Edgeworth, sul suo passato. Molto bello, sì. Non è però l'ultimo livello del gioco, dopo ce n'è un altro che è un'aggiunta successiva, eventualmente lo spiegherò nell'inizio del caso successivo. Poi finisce Dual Strike, finisce Advance Wars 1, tutti i livelli che sto riaffrontando, quindi tutte le campagne di Hello Comet con i tre livelli di Consonia, tutte le missioni di Green Earth che vengono affrontate con Max, Andy, mi tocca fare quelle con Sam, quelle lì sono un disastro. E comunque siamo ancora in gara. E tutto questo per dire che una volta finite queste video, comunque sia che riuscirò a chiuderne un paio, e ricomincerò con Advance Wars 2 Black Hole Rising, perché l'ho già fatta per conto mio, ma c'è anche la hard campaign del gioco, la campagna dura, viene tradotta, un nome orribile, lo so. E sono dei modi diversi di affrontare certi livelli. Certe volte cambiano solo le truppe in campo, altre volte cambia proprio la mappa. E la cosa rende particolare il gioco, lo rende quasi un gioco diverso. Soprattutto la campagna di Orange Star è
stravolta. Non c'è altro modo di dirlo, stravolta, perché appunto hanno tolto tutti i livelli tutorial e beh, appunto, lo rende un... soprattutto la campagna arancistaria sembra quasi tutta un altro gioco. Eventualmente in un secondo momento potrei riportare il anche la campagna, l'Art Campaign di Dual Strike. Per il momento non ho in programma di fare quella di Advance Wars 1 perché è letteralmente un incubo. Parla perché l'hanno effettivamente resa troppo difficile. Insomma, per farvi capire, il gioco, il rank, insomma, i gradi e i rank, S-rank, quelli lì, li considera solo per quanto riguarda la velocità, cioè non... quantomeno gli sviluppatori si sono resi conto che affrontare quei livelli cercando di non perdere unità o cercando di distruggere più unità possibile non è fattibile, quindi sostanzialmente ti danno un voto solo, il gioco dà un voto solo su quanto velocemente sei riuscito a risolvere un livello. E comunque questi sono dei livelli assurdi, cioè ci sono... Time by Error è qualcosa di infernale, perché sei a tempo, perché appunto devi impedire che i Kanbei conquisti le città, però allo stesso tempo c'è la nebbia di guerra e Kanbei ha dei caccia, due o tre caccia che sostanzialmente ti impediscono di muoverti molto rapidamente nelle zone esterne, quindi andare a conquistare. Quindi nel tempo che te cerchi di affrontare i caccia per liberare lo spazio aereo e permettere ai tuoi elicotteri da trasporto di iniziare ad andare a giro a conquistare, Kanbei con la sua fanteria conquista tutto e te perdi senza nemmeno sapere perché. Arrivano i caccia da non si sa perché dove, ti falciano e bah, è un disastro. Qui la campagna Advance di Advance Wars 1 è un disastro e non la farò mai, quantomeno non nel breve termine. E, ecco, un'ultima cosa con cui tra l'altro ne parlavo l'altro giorno con un amico Delta, quello per intenderci che... cioè Delta, con cui... che mi ha aiutato a fare un po' di content nel livello finale di Advance Wars 2, mi ha suggerito appunto di fare una sorta di remasterizzazione del... di Advance Wars Days of Ruin, che... sì, appunto, lo rigioco, quindi... magari sono un pochino migliorato nel giocarlo, quindi certi livelli mi restano meglio. L'altro giorno sono riuscito a fare il livello quello con cui combatti contro Finn, che mi ci sono voluto qualcosa come 47 giorni la prima volta nel video. Sono riuscito a farlo in 24, metà del tempo. Ma fantasca Finn. Quindi sì, presumo di essere migliorato, quindi... probabilmente come livelli saranno affrontati più velocemente, perdendo meno truppe e beh, tutto sommato anche con un migliore qualità audio. Audio no, sì, audio sì, non video, il video non so quanto cambierà. La qualità video invece subirà una potrebbe subire una discreta... un discreto upgrade, soprattutto se si guarda i primi livelli, in cui il primo non si sente l'audio del gioco, nel secondo e nel terzo episodio, forse anche nel quarto, si sente solo l'audio del gioco. Sì, è un gran disastro il livello. Sì, forse dovrei rifarlo. Beh. Quindi, beh, tutto sommato, questo è quello che ho intenzione di fare, quindi riassumendo... tante grazie per aver seguito questo canale e appunto se volete potete lasciare un like a questo episodio speciale, potete iscrivervi se non l'avete fatto, fatelo subito, quello è un ordine. Vabbè, scherzi a parte, se vi iscrivete, beh, mi dimostrate che questo è nato quasi come un progetto, sarà onesto, è nato per far vedere a un meme, a Delta, Advance Wars, che ne avevo sentito un pochino parlare, ma
Gli avevo consigliato Charlie, ma lui non ci aveva riuscito, quindi sostanzialmente l'ho giocato io, l'ho registrato e l'ho pubblicato sostanzialmente per lui. Poi ho visto che non è andata male, sicché ho continuato un pochino a tenere aperti il canale, a lavorare, risistemando un pochino appunto la programmazione, che è passata dal giornaliero al un video ogni due giorni, perché sostanzialmente perché nell'arco del primo mese avevo finito l'internet io. Tra i wifi che all'epoca non funzionava più di tanto in casa mia e il fatto che i video erano molto lunghi, probabilmente ora con il fatto che non difficilmente i miei video superano i 20 minuti sono in grado di stare comunque sia in grado di mantenere una cadenza giornaliera, però da un certo punto di vista mi torna anche meglio dal punto di vista del fatto che comunque sia continuo ad avere l'università, ora sono anche almeno anche i bambini di rugby. E insomma sì, sono un po' incasinato, relativamente incasinato. C'ho il giovedì di solito che è libero, c'ho il venerdì pomeriggio, ora no, il martedì pomeriggio, quello sì, il quantomeno a breve. Poi vabbè, sabato e domenica, escludendo i periodi che, escludendo le due ore per vedere il Gran Premio, sono sempre libero, quindi bene o male qualche video riesco a registrarlo, poi lo posso editare, lo posso editare anche in treno mentre vado a Firenze, quindi sì. Sì. Comunque non credo che quantomeno sul breve periodo il canale tornerà sulla vecchia cadenza giornaliera. A volte potrei saltare qualche video e su quello metto le mani avanti, mi spiace. A volte mi scordo, a volte magari mi scorderò di registrarlo o non saprò cosa metterci e mi fa fatica a rispostare tutta la programmazione. Comunque sì, davvero grazie mille, 365 giorni passati con voi. Se avete qualcosa da dire appunto, anche eventuali nuove serie a consigliare, scrivetelo qua sotto nei commenti. E come, non come sempre, ma insomma mi farebbe piacere vedere like e nuove iscrizioni, però insomma a voi la scelta, non sono nessuno per costringervi, ecco. Boh, davvero grazie mille. Nebula out. Siete sempre qui? Beh, io le cose da dire le ho finite di dire. Vi state chiedendo cosa sia questo match che sta passando in sottofondo? Sì, vabbè, sostanzialmente un gameplay che ho registrato così perché per avere qualcosa sopra da mostrare e non essere solo la mia voce che parla. Beh, se volete posso commentare un pochino, tenete conto che sostanzialmente si è pre-registrato, lo sto commentando dopo con voi. Quindi sì, siamo la Cattleya, stiamo giocando contro Larissa. Larissa, che vorrei ricordare, 50% attacco, 50% di difesa extra, è un mostro, soprattutto perché ho caricato il suo ufficiale comandante su un gigatank. Il mio piano in questo gioco, quindi in questa partita, è stata spammare meccanizzati, che in questa mappa sono devastanti, con tutte le montagne possono tranquillamente attraversare la mappa senza grossi problemi, sfruttare i vantaggi di sulle montagne e spammare artiglierie. Come risultato appunto riusciamo finalmente a tirare giù Larissa, che vorrei ricordare in questo momento lei aveva l'ufficiale comandante carico. Stavamo a tanto così dal vedere la sua abilità, la sua virtù, la sua power Apocalisse, che sostanzialmente è Meteor Strike di Sturm. Anziché un meteorite, è un razzo, ma sempre il solito danno in un'area di 3 caselle per 3 caselle, di 8 HP fa, sul gruppo che vale di più del tuo esercito. Ma beh,
non è riuscito ad usarlo, il che comunque se non è stato un grosso problema, perché avevo boostato tutte le unità intorno a 50-50. Comunque sì, alla fine siamo riusciti a sostanzialmente a saturare il suo, le sue unità spammando meccanizzati, e beh, prima o poi un meccanizzato riesce a colpire con un HP di danno, un'artiglieria colpisce. Lentamente siamo riusciti, sono riuscito a fare il danno necessario per tirarlo giù. Yeah! Quindi, in tutto ciò, continuando a spammare ogni turno tre meccanizzati e un'artiglieria, che significa che sostanzialmente meccanizzati sono, hanno la stessa potenza fuori di un carro armato, ma possono muoversi più lentamente ma più liberamente rispetto agli ostacoli, anzi sono letteralmente immuni alle asperità del terreno, e per di più possono fornire una linea difensiva alle mie artiglierie, tant'è vero che ancora non abbiamo subito danni sulle nostre artiglierie, e finalmente riusciamo a utilizzare Cattleya. Cattleya che sì, nel video che ho fatto di conclusione alla serie di Days of Ruin, quello in cui un pochino decidevo, descrivevo cosa avevo intenzione di fare col canale, l'ho usato come bersaglio per Stolos, questo devo dirlo, ma non per quello, fa schifo. Insomma, al momento le sue unità indirette sono praticamente quelle di Grit con più 2 di gittata, ok? Rispetto a quelle di Grit hanno sempre uno di gittata in meno, perché sono, non hanno il più uno passivo di gittata che invece Grit ha. Però insomma, le sue artiglierie sono praticamente dei lanciarazzi, e i suoi meccanizzati al momento sono con 4 caselle di movimento. 4 caselle di movimento per un meccanizzato è qualcosa di devastante. Insomma, avete visto come sono riuscito in questo turno a spazzare praticamente qualsiasi cosa ci sia nel valle, in centro dalla parte di Larissa, non ci sono più nemici in pratica. E questo sostanzialmente permette di avanzare con quello che rimane dei miei corazzati e meccanizzati, in questo caso più corretto dire. E sì, quindi i meccanizzati sprintano come dei meccanizzati fatti di movimento, non ci sono modalità o altri modi di descrivere la situazione. E beh, che poi appunto, come avete visto, la virtù di Cattleya è Iperbole, fa più 2 di movimento e più 2 di gittata a tutte le unità, il che significa che le navi da guerra che si muovono e sparano sono le uniche unità di tutta la serie di Advance Wars che hanno questa particolarità, e permettono a una nave da guerra di Cattleya, quando viene attivata virtù, di muoversi non più di 5 ma di 7 caselle, di sparare non più a 5 ma a 7 caselle di distanza. Sostanzialmente una nave da guerra di Cattleya è in grado di annientare qualsiasi cosa sia nel raggio di 14 caselle di distanza. Questo Grit non lo sapeva fare. Comunque, i meccanizzati riescono finalmente a completare la distruzione di quel carro che era rimasto lì nel mezzo, e è partito un allarme fuori grandioso, non posso essere io se non c'è un problema audio in tutto il video. Comunque, ripuliamo un pochino quelle montagne e cerchiamo di stabilirci sopra una linea meccanizzati che appunto con 4 stelle difensive sono decisamente difficili a buttare giù, e permettono alle nostre artiglierie sostanzialmente di entrare in quella strettoia, che appunto comunque se cerchiamo di barrierarci utilizzando sempre i meccanizzati, compreso questo sacrificio di questo meccanizzato che purtroppo non riesce a fare un HP al Gigatank. Quindi sì, continuiamo ad avanzare e niente, per il momento appunto abbiamo creato una zona in cui i meccanizzati di Larissa non possono attaccare le nostre armi, per le nostre artiglierie, perché ci sono i meccanizzati nel mezzo. Poi nel frattempo continua la nostra quantitativa incredibile di spam di unità, e
appunto gli introiti ci permettono di costruire un tre meccanizzati, un'artiglieria a turno e avere un pochino d'avanzo. Sì, ok, il turno di Larissa, il lanciarazzi attacca, fa danni, ma sì, ci hai annientato un meccanizzato, un altro meccanizzato se ne va così, quel meccanizzato prova ad attaccarci, un altro meccanizzato viene colpito, ma tutto sommato i danni che mi hai fatto dal punto di vista economico non sono niente di che. Il nostro esercito ha sempre una marea di artiglierie di backup, continuiamo a conquistare quelle città, un meccanizzato riesce a passare e colpire quel lanciarazzi, 6 HP così a gratis, tanta roba. Le artiglierie difendono i meccanizzati sulle montagne e impediscono di venire colpiti. Finiamo di conquistare le città al centro e cerchiamo di capire come disporre di nuovo le nostre artiglierie, ma a breve, se non sbaglio, commetto un piccolo errore con questo. Qui cerco appunto come disporre i miei meccanizzati in maniera da difendere sia la città che sto conquistando che le artiglierie dietro dal lanciarazzi e dal Meg Gigatank. Infatti appunto non l'attacco e dispongo un altro meccanizzato lì, mando un meccanizzato a conquistare quella fabbrica in maniera da distrarre anche Larissa, che cerca di colpire il da priorità alle unità, le mie unità che stanno catturando le sue unità. Il problema è che quel meccanizzato in alto a sinistra ora ha la possibilità di andare ad attaccarmi un artigliere, ed è quello che farà. Comunque sì, appunto, continuiamo a muovere avanti le nostre artiglierie, i nostri meccanizzati. Un meccanizzato, qui faccio un errore, costruisco un gigatank e sì. Poi altro problema tecnico e c'è un taglio, scusate. Comunque sia, sostanzialmente non ho più soldi per continuare, quindi finisce così tutto. Perdo il meccanizzato che sta catturando la fabbrica, ma sono riuscito a distrarre il tank ed è quello che importa. Il gigatank mi distrugge un'altra fanteria, un altro meccanizzato, quella fanteria cerca di attaccarmi e appunto il meccanizzato riesce finalmente ad attaccare la mia artiglieria. Non ce sto facendo a commentare tutto con questa velocità. Purghiamo subito quel meccanizzato. Quindi appunto colpo dell'artiglieria e poi cerchiamo un pochino anche di eliminare, colpendo anche quel gigatank con l'artiglieria e poi cercando di togliergli 2 HP con 2 meccanizzati, cosa ci riesce più o meno, direi. Finiamo di conquistare quella città, eliminiamo quel meccanizzato, il tutto ciò fa livellare la zona di ufficiale comandante di Catleia. Siamo un passo più vicini a lanciare la seconda iperbole. Ovviamente continuiamo a cercare di esporci in maniera a difendere le nostre indirette. Ripariamo l'artiglieria ferita. Continuiamo ad avanzare con le nostre artiglierie e a sostanzialmente cercare di riempire quella zona con più unità possibile, in maniera che Larissa non abbia abbastanza unità proprio riuscire a distruggere tutte le unità che servono per arrivare alle mie indirette. Il gigatank che ho costruito per errore comunque si avanza, l'artiglieria si posiziona lì nella speranza che, non lo so, magari qualcosa avanza nella sua gittata su quella fabbrica in basso a sinistra. Sì, continuiamo ad avanzare e passiamo il turno. Vabbè, ovviamente c'era da aspettarsi che questo meccanizzato morisse. Anche qui le solite cose, un altro meccanizzato decede, 2 meccanizzati decedono, un'altra artiglieria attaccata da un meccanizzato nemico, e nel prossimo turno, se non faccio niente, appunto il gigatank potrebbe arrivare a colpire le nostre indirette. Vabbè, intanto le nostre indirette provvedono a eliminare tutto ciò che si è avvicinato troppo dalla parte là delle montagne. Meccanizzati finiscono il lavoro, ne approfittiamo anche qui. Forse avrei potuto utilizzare appunto l'artiglieria per attaccare quella fanteria e impedire che il nostro meccanizzato subisca danni. Vabbè, artiglieria colpisce il gigatank facendogli un altro HP di danno. Cerchiamo di eliminare questo meccanizzato
e l'artiglieria appunto finalmente libera quella fabbrica. Il meccanizzato continua ad avanzare. E sì, appunto utilizziamo questi meccanizzati per cercare di togliere un altro HP al Gigatank, lasciandogli quella città libera, in maniera che volendo può andare lì a ripararsi e finirebbe sotto la città della mia artiglieria 1000 IQ. Considerate non valeva la pena rischiare un'artiglieria, sostanzialmente ho ammassato i miei meccanizzati, ho posizionato anche un lanciarazzi lì per colpire il Gigatank nel caso si volesse posizionare su quella fabbrica e poi col lanciarazzi ho deciso di portare via l'artiglieria. Altra volta ho sbagliato, ho costruito un altro Gigatank e ho avuto soldi per costruire fortunatamente un altro paio di fanterie. Sono sempre comodo e ho l'abilità ufficiale comandante pronta, quindi attenzione. Ok, ovviamente abbiamo la rissa che cerca di fare danni, ma come potete vedere non ha possibilità di arrivare alle mie artiglierie al momento, addirittura quel Gigatank corre a ripararsi. Quindi finalmente ci ritiriamo, attiviamo la virtù e boom! Hai fatto arrabbiare la ragazza sbagliata, la sorella sbagliata. La rissa, hai fatto arrabbiare il clone sorella sbagliata. Quindi diamo di nuovo il benvenuto alle artiglierie che funzionano come razzi. Diamo il benvenuto a un Gigatank che si muove di 6 caselle. E sì, ha un lanciarazzi con 7 di gittata. Ok, forse questa artiglieria avrei potuto considerare colpire. Per evitare di colpire avrei utilizzato il lanciarazzi, vabbè. Colpiamo quindi qualsiasi cosa rimanga nella zona che stia cercando un coso di venirci incontro. Meccanizzate che proprio sprintano come se non ci fosse un domani, distruggendo un ricognitore mentre passano, così a caso. Nel dubbio colpisci sempre quello che c'è sulle fabbriche. Mi sono reso conto che ora che avevo altre artiglierie da impiegare, sostanzialmente per ridurre il danno che prendo con le mie dirette, sono un idiota in questo caso, decisamente. Continuo ad avanzare con le mie indirette che non possono colpire niente. Con quasi tutte le indirette che non possono colpire niente. Un altro meccanizzato va a conquistare la fabbrica. Avanziamo con quel meccanizzato nella speranza magari di riuscire a colpire il Gigatank e ritardare la sua riparazione. Quel Gigatank continua ad avanzare. E andiamo appunto a conquistare anche quella città per distrarre sostanzialmente le truppe nemiche. La fanteria che comunque sia, con 6 di movimento non fanno affatto male, no, 5 di movimento, 3 di movimento, sì. Di nuovo 3 meccanizzati e un'artiglieria come standard, e si passa il turno. Ovviamente il lanciarazzi concentra il fuoco sul meccanizzato che sta catturando la fabbrica. Il Gigatank dice che non vuole ripararsi per qualche motivo e mi attacca questo meccanizzato esponendosi a 2 artiglierie, quindi è morto. Effettivamente riesce a impedire la cattura della fabbrica, mi interrompe la cattura della città. Ma sostanzialmente non fa niente di grosso, quindi beh, puniamo subito questo Gigatank, che sì, c'è 1-2 e tanti saluti. La rissa di nuovo distrutta numero 2. Continuiamo sostanzialmente a questo punto a conquistare quello che rimane nella zona ormai controllata da noi. Le nostre meccanizzate continuano ad avanzare, colpire qualsiasi cosa ne valga la pena. Il Gigatank finalmente si sta iniziando ad avvicinare alla zona, anche se si espone al fuoco del lanciarazzi, questo va detto. Continuiamo a conquistare questa città, non si sa mai.
E vabbè, ormai lo standard è prendiamo e avanziamo con i meccanizzati, con le artiglierie, cerchiamo di distruggere le unità in maniera che la risa sia costretta a ricostruirne delle altre e avanzare con qualsiasi cosa rimanga dietro. Ecco, il problema a questo punto è che quella valle è così tanto affollata che i meccanizzati non ce la fanno più a superarla in un unico turno, quindi non riesci a far arrivare lo stesso flusso di truppe che ho fatto arrivare finora. Non è un grosso problema, tanto ci sono a quel punto mille mille artiglierie, si stanno iniziando ad accumulare corazzati. La rissa non ha più tante città, quindi non riesce a costruire tanta roba. Ormai possiamo permetterci, senza perdere troppo, tre meccanizzati e un lanciarazzi. Vabbè, ovviamente il lanciarazzi dice no, non la conquisti questa fabbrica. E questi due meccanizzati ti mappano per distruggermi il mio meccanizzato, quindi niente città per noi, vabbè. Vabbè, sempre un HP preso, niente male. Questo blindato viene colpito da uno e due meccanizzati e il blindato muore. Come potete vedere l'artiglieria mi ha colpito sì, il lanciarazzi ha colpito la mia artiglieria. Continuo a far pulito delle unità rimaste. Approfitto di questo colpettino easy per far tra l'altro livellare al massimo la mia artiglieria. Questa artiglieria si posiziona lì, che è al sicuro, e sostanzialmente admira le due fabbriche libere. Il Gigatank avanza per essere fuori dalla gittata del lanciarazzi, ma essere più vicino al lanciarazzi per poterlo colpire. Con l'artiglieria si mette in una posizione strategica per colpire il lanciarazzi senza venire colpito. Quell'artiglieria la sposto per rifornirsi, appunto perché avevo notato che nel turno prima che non poteva, che aveva finito le munizioni. Poi sì, continuiamo ad avanzare. A questo punto dico, sai che ti dico? Quel lanciarazzi è uno solo, ci sono letteralmente due unità, posso permettermi di lanciare tutte le unità sotto i cannoni nemici, tanto il problema di un gioco come questo è che se hai due unità, possono essere due unità più potenti del mondo, possono one-shottare qualsiasi unità, ma sempre due unità sono. Se sta andando contro tre unità, alla fine di giorno sarò io quello che ha comunque sei unità in giro. In questo caso ho 27.000 unità io, 30 per la precisione, quindi anche se riuscisse a distruggermi due unità sarei comunque sia 28 unità a 2 all'inizio del turno. Più di 28 perché appunto sto costruendo, quindi sì, artiglieria, 2-3 tre meccanizzati. La rissa colpisce il nostro ufficiale comandante, che non è una strategia stupida, ma ormai insomma manca poco alla sua sconfitta. Cattleya risponde al fuoco, colpisce quel blindato, riparo con un'altra artiglieria. L'artiglieria colpisce il lanciarazzi. Conquistiamo questa fabbrica, questa città non si sta mai. Eliminiamo questo blindato, ci posizioniamo sopra un'altra artiglieria. Andiamo a conquistare anche quella città. Cerchiamo di eliminare questo meccanizzato senza però lasciare libero il passaggio per la nostro per il meccanizzato con un HP che sta conquistando la fabbrica, non che cambia. Il Gigatank si mette lì fuori all'interno della gittata del minima del lanciarazzi. Ammucchiamo tutte le nostre unità e beh, ci disponiamo in qualche modo sostanzialmente in attesa di passare il turno, perché il prossimo turno ho la vaga impressione che la vittoria sarà nostra. Sì, lanciarazzi si posiziona in maniera da colpire il lanciarazzi. E beh, ormai direi che si avanza un attimo, ma beh, Larissa ha sperimentato l'ira della sorella, si è vendicata per quando la sua sorella vera è morta durante uno scontro, se non sbaglio. E dice che la vera Cattleya è morta perché aveva perso una battaglia contro Larissa. Sì, benvenuti in Days of Ruin, in cui
tutti gli ufficiali comandanti nemici del boss finale sono disturbati. Sì, ok, ci ha colpito il nostro lanciarazzi, oh mio Dio! Oh. Si è vendicato. E poi niente, il nostro Giga Tank avanza sul quartier generale. No, l'artiglieria colpisce e un'altra artiglieria colpisce, in maniera da dare possibilità al nostro Giga Tank di avanzare fino a quel meccanizzato ultimo superstite della truppe nemiche. E beh, here we go, fine livello, GG. Certo che si è servita a qualcosa Atreia, si è servita a qualcosa anche nella modalità storia. E quindi niente, Larissa ha perso un sacco di unità e noi sì, abbiamo costruito 52 meccanizzati.